Rimaniamo nel vino e nell'ospitalità. Abbiamo adesso Ferruccio Ferragamo, che è proprietario e presidente esecutivo de Il Borro. Allora, complimenti, dalle immagini già si capisce che il posto è favoloso. Ti abbiamo invitato perché ci piacerebbe che ci raccontassi, la chiamerei quasi una case history di questo progetto, Il Borro, che tra l'altro è in linea con quello che abbiamo detto prima dell'enoturismo, dell'ospitalità, della ristorazione, quindi siete toccate un po' tutti gli elementi di questo settore di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Come nasce Il Borro? Innanzitutto grazie Davide di avermi chiamato, è un onore partecipare con un gruppo di imprenditori dove vedo c'è qualche digiti in più rispetto a quello che facciamo noi al Borro. Noi al Borro abbiamo cominciato grazie al tempo libero e grazie a un desiderio in famiglia di fare una diversificazione, sia a livello di famiglia che individualmente. E io andavo al Borro a caccia, Stefano lo sa, e ho conosciuto questa bellissima proprietà che aveva bisogno di essere un po' accudita, perché era stata un po' così tralasciata, e quindi è stato un momento di grosso impegno e anche a livello di famiglia abbiamo fatto delle diversificazioni entrando in settori dove prima non avevamo, eravamo tutti molto concentrati nella moda, quindi a livello familiare cercavamo una diversificazione e sono stati degli anni impegnativi, molto impegnativi. Come A quando risale l'investimento originario? Beh, il 94, il 93 è stato l'anno. In questi anni sono 30 anni. Questi sono 30 anni, esatto. È stato, come diceva Stefano, grazie a aver potuto avere le risorse per farlo e al rafforzamento di quello che diceva di nuovo Stefano, un mio simpatico suocero che avevano avuto diversi nella vita, ma il primo era inglese, molto nella finanza, diceva: Ferruccio, you don't need a shoe factory to restore this place, you need a money factory. E quindi purtroppo la fabbrica di soldi non ce l'avevo, ma quella la storia un po' mi ha aiutato e abbiamo investito tantissimo nella campagna, nel ristrutturare. E l'altra cosa che posso dire che è stato un po' l'inizio, quando acquistai questa azienda, naturalmente misi insieme la mia famiglia, perché era un investimento soltanto mio personale che riguardava la mia famiglia, dissi: qui non la prendo per andare a caccia, ma non faremo mai vino, perché qui faremo accoglienza, credo che ci sia un potenziale, eccetera. E poi mio figlio Salvatore, che insieme a Vittoria mi aiutano molto e insieme a tanti bravissimi collaboratori, ne abbiamo circa qualcosa più di 200-220, e mi convinse che invece non è una zona particolarmente evocata. Ha una lunga storia il Valdarno
di sopra, però non è particolarmente vocata, e gli dice: guarda papà, il Soil è fantastico, l'esposizione, siamo protetti dalle montagne, dal nord, eccetera. Insomma, mi convinse, facemmo 4 ettari, il primo vino uscì nel 98 e fu un vino anche molto molto buono, e quindi fui messo nell'angolo, e da quell'epoca poi ci siamo dedicati anche al vino, che è una delle nostre 3 maggiori attività, insieme all'accoglienza e insieme alla ristorazione. Abbiamo visto un po' il progetto un po' tutto insieme, tutto basato sulla sostenibilità. Io sono un po', potrei dire, fissato, ma credo che sia un dovere fare guardare la sostenibilità come uno si muove, come quello che pensare al nostro mondo. E anche questo lo facevo anche quando in Ferragamo, dove sono stato per tanti anni, anzi in questa sala abbiamo fatto la quotazione 12 anni fa dell'azienda, e ho sempre creduto nella sostenibilità. Quindi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto un po' tutto insieme, no? Abbiamo fatto i ristoranti perché pensavamo che erano complementari con l'accoglienza, abbiamo fatto l'energia, abbiamo 2 mega di potenza, siamo autosufficienti e anzi ne vendiamo una parte, che è una delle risorse che aiutano il bilancio, il piccolo bilancio dell'azienda, questo ci porta a crescere, ma crescere un po' in modo lento, non facciamo grandi salti. Quest'anno abbiamo avuto un primo semestre buono, molto buono della parte accoglienza, con un incremento del 37%. È stato un anno molto buono, soprattutto nel primo semestre, un po' per tutti, è generalizzato. Quindi. Questo, insieme a tutte le attività che noi facciamo, è stato una cosa, devo dire, ho tanti bravi collaboratori che non mi smetto mai di... molto giovani, abbiamo un'età media di 36 anni, quindi sono tutti ragazzi, cerchiamo di tenerli abbastanza nella zona, perché è un'attività dove molto disparata, perché le 3 attività maggiori sono quelle che ho detto, ma poi abbiamo 300 pecore, 120 cavalli che sono pensionati, sono ospiti, pagano la pensione, quindi non è uno sfizio. Poi abbiamo orto, facciamo veramente tutto. Tenere tutto in fila e far sì che ogni reparto generi dia il suo contributo all'azienda, devo dire, è un lavoro impegnativo, mi diverto tantissimo. È stato per me un grosso cambiamento di attività, perché da un'azienda dove ho dedicato molta della mia vita nell'azienda di moda, sono passato, prima sentivo degli accenni, la moda e il food, eccetera. Ci sono molte similitudini, ho trovato molte, non so, anche tra il vino e i profumi, i cosmetici, ci sono molti punti che sono comparabili, e mi sto divertendo tantissimo. Imparo tutti i giorni, imparo da tutti, e devo dire, ho cambiato registro di vita. E, ma ha fatto, a parte che comincia a avere dei numeri interessanti, insomma, non so, manca 1-0, ma magari arriverà. Ma oggi come si ripartisce tra ristorazione, ospitalità e vino il fatturato, così più o meno l'attività? Allora, abbiamo l'ospitalità, come dicevo prima, sta crescendo molto bene. Anche il vino quest'anno ha dato degli ottimi performance. Noi facciamo una buona distribuzione nei nostri ristoranti,
che sono otto. Si chiamano il Borro. Otto sono, si chiamano Tuscan Bistro il Borro, e ne abbiamo cinque in Italia e tre all'estero, uno a Dubai, uno a Londra e uno a Creta in Grecia. Siamo in trattative per altre tre location, Monte Carlo, Singapore, e il terzo è in Bahrain, e pensiamo che la formula sia una buona formula. Vediamo molto spesso clienti che sono stati al nostro ristorante di Dubai, che sono franchise, quindi la complessità è importante ma è sempre molto ridotta perché abbiamo un partner che gestisce, che sono stati a Dubai vengano al Borro e viceversa, e questo dà una sorta di comunicazione, un effetto. È un cross-selling anche, perché diventano clienti, sì, anche. Sì. E pesa, dicevi, quindi il ristorante, qual è quello che pesa di più, l'ospitalità? L'ospitalità pesa, credo, vicino al 50%. Vabbè. Poi abbiamo il ristorante, il vino e poi i ristoranti. E l'ospitalità è... Quante suite camere ha oramai o arriverete ad avere a breve? Noi abbiamo, oltre al Borro, abbiamo in gestione un'azienda che invece è di tutta la famiglia, fratelli della holding Palazzo Feroni, che gestiamo noi, abbiamo un lungo contratto, era prima gestita da mia madre ma in un modo molto romantico perché lei l'ha restaurata, ha fatta bellissima, però lei odiava avere clienti perché gliela sciupavano e quindi l'azienda perdeva molti soldi. I miei fratelli erano molto contenti quando me l'hanno passata, anzi me la volevano quasi regalare. E Viesca è un'azienda che è incisa vicino, più vicino a Firenze, sono 120 posti letto. Al Borro ne abbiamo invece 200, sono 60 suite, e stiamo quest'anno lavorando per aggiungerne altre 25. E quindi non c'è. Diventa, chiamiamolo, un albergo diffuso di media dimensione, perché insomma siete vicino alle 100 suite e camere. Quindi... Sì, sì, devo dire. E altro obiettivo che ci siamo posti, un po' orgoglioso, ma penso che non sia difficile, impossibile. E vogliamo non stare aperti stagionalmente come facevamo prima, fino a novembre e riaprire il primo aprile, ma vogliamo stare aperti tutto l'anno. Questo per fidelizzare i bravi collaboratori, che oggi sono preziosi perché non si trovano facilmente, e formarli, altra cosa importante, facendo attività legate all'azienda. 25 c'è una festa dell'uva, poi ci sarà il frantoio. Noi abbiamo un frantoio, cogliamo le olive la mattina e le frangiamo la sera, è già in bottiglia, quindi è un'attività. E mischiando queste attività alla vacanza dei nostri clienti, la cerca dei tartufi, tutte le cose che si fanno in campagna, cerchiamo e speriamo di chiudere il cerchio dell'anno. Avete anche progetti sulla wellness, spa e cose di questo tipo per ampliare la... Sì, abbiamo, è una delle attività molto importanti perché credo i clienti, o la moglie o il marito, oltre ad andare a cavallo, tirare due palle di golf o mountain bike, la spa è sicuramente una cosa importante. Ne abbiamo fatta una nuova anche a Viesca, inaugurata da pochi settimane, e quello è uno dei filoni che pensiamo nell'azienda che abbiamo acquisito accanto, di forse fare una cosa proprio completamente dedicata. Questa però la vogliamo fare con un partner perché pensiamo che sia una cosa molto specifica e molto tecnica. E i tuoi figli sono tutti e due operativi al 100% in azienda? Sì, Salvatore in questo momento mi sembra in Corea, è stato in Giappone, deve andare in Cina,
E invece la sorella, mia figlia, magari la sorella, mia figlia, che è la numero 5 dei miei 6 figli, si occupa di tutti i piccoli progetti, quindi lei è responsabile delle visite, responsabile dei cavalli, dell'orto, tutti quegli intrattenimenti che cerchiamo per arrivare al 360 giorni l'anno. Senti, allora, i ristoranti li state già sviluppando, supererete 10 a breve. Pensi che ci possa essere anche una possibilità di scalabilità del Borro come accoglienza, o il Borro rimarrà solo un unicum in Toscana? Io penso che dobbiamo un po' vedere, ascoltare, capire, misurare la lunghezza della gamba, che il periodo di finanziamento è finito. Ora il Borro deve crescere con le sue gambe. E tutti sono abbastanza attenti e focalizzati. Non escludo, se ci fossero dei piccolissime realtà, di allargare il perimetro sia nell'accoglienza che nel vino. Anche il vino state cercando? Sì, qualcosa che possa aiutare, arricchire, perché poi i nostri clienti che vanno nei nostri ristoranti ovviamente hanno i vini del Borro, che sono 15 etichette, ma vogliono spaziare e poter avere qualsiasi prodotto che possano desiderare, oltre avere poi il formaggio, il miele, ricotte, tutte le cose, tutte biologiche. Noi sono orgoglioso di poter dire che siamo completamente biologici dal 16, mi sembra, ed è il terzo anno che facciamo un bilancio di sostenibilità, e questo credo che sia un impegno e credo sia anche molto sentito in azienda. Con questo non vuol dire rilassarsi, perché credo che la sostenibilità sia senz'altro un dovere, ma il consumatore poi vuole il prodotto buono, la qualità, deve essere bello, deve essere... Come diceva prima, un prerequisito della sostenibilità. Esatto. Senti, complimenti, grazie mille di questa testimonianza. Grazie. Grazie a te. A presto.